Animal Equality ha condotto un'investigazione per svelare i metodi crudeli e disumani diffusi nel settore della pesca e degli allevamenti intensivi di pesce. In questa indagine abbiamo documentato diversi allevamenti intensivi di pesci e gamberetti e mercati del pesce in numerosi stati dell'India. L'India contribuisce per circa il 6,3% della produzione ittica mondiale e con la commercializzazione a livello globale l'industria della pesca e gli allevamenti intensivi sono diventati sempre più controversi. Le crudeltà iniziano con un processo chiamato mungitura del pesce, in cui le uova dei pesci di genere femminile vengono letteralmente spremute a mano. I pesci soffrono dolori atroci, traumi e stress durante questa procedura. Gli esemplari giovani vengono schiacciati in piccoli sacchetti di plastica e trasportati negli allevamenti. La pesca intensiva e l'acquacoltura adottano vari metodi come stagni artificiali, sistemi di allevamenti intensivi a riciclo, gabbie in mare aperto e tanti altri. Questi metodi costringono gli animali in un ambiente innaturale e scomodo. Migliaia di pesci, gamberetti e altri animali vengono allevati in piccoli recinti. A causa del sovraffollamento, i pesci soffrono di stress, aggressività e lesioni fisiche, come danni alle pinne. Questa situazione può anche portare a una scarsa qualità dell'acqua, lasciando quindi gli animali con meno ossigeno per respirare. Negli allevamenti i pesci ricevono mangime carico di antibiotici per far crescere i loro corpi in modo innaturale e velocemente, in un breve periodo di tempo. Questo uso eccessivo e non regolamentato di farmaci è una delle cause dell'antibiotico resistenza tra i consumatori, una conseguenza molto pericolosa per la salute pubblica. In natura, la vita del pesce gatto può arrivare fino a 20 anni, ma quelli allevati a scopo alimentare vengono macellati entro un anno dalla nascita. Molti pesci finiscono per morire schiacciati dal peso dei compagni quando vengono catturati nelle reti e gettati nei contenitori. Quando vengono portati fuori dall'acqua, i pesci cercano disperatamente di fuggire e tornare in mare. Il metodo più utilizzato per uccidere i pesci negli allevamenti è per asfissia, lasciandoli fuori dall'acqua o sul ghiaccio, portandoli così a una morte lenta, una vera e propria agonia. Ma la produzione di pesce viola anche i diritti umani. Studi scientifici hanno dimostrato che i bambini esposti a tali orribili atti di crudeltà perdono sensibilità alla sofferenza degli altri esseri viventi, compresi gli umani. Questa è inoltre una palese violazione delle leggi relative alla proibizione del lavoro minorile. Gli allevamenti ittici adottano pratiche ad alto sfruttamento delle risorse idriche e pompano grandi quantità di acque sotterranee che provengono da fiumi come Krishna, Godavari e Kaveri. Considerando anche la costante minaccia del cambiamento climatico, questi fiumi potrebbero prosciugarsi o cambiare corso nel prossimo futuro, portando a drastiche riduzioni della falda acquifera nella regione. Questi luoghi, inoltre, richiedono ampi appezzamenti di terreno. Sono per lo più allestiti in aree ricche di acqua, naturalmente più adatte all'agricoltura per la facile disponibilità di risorse idriche. Tuttavia, migliaia di ettari di terreno fertile vengono convertiti in corpi idrici. Ciò ha ridotto la resa agricola di queste aree e minaccia anche la sicurezza alimentare della regione. Il pesce che arriva nei mercati viene venduto in condizioni precarie e antigieniche. Gli animali vengono gettati in contenitori e ricoperti di ghiaccio mentre sono ancora coscienti. Le loro branchie vengono tagliate senza stordimento, di fatto lasciandoli morire dissanguati. Vengono abbandonati anche a una morte per soffocamento in contenitori aperti. In queste condizioni, infatti, i pesci muoiono proprio come noi affoghiamo in acqua, lentamente e dolorosamente. Alcune specie di pesci, come il pesce gatto, vengono mantenute in vita e macellate direttamente nei mercati. Animal Equality ha mostrato questa inchiesta al governo indiano insieme a un elenco di raccomandazioni per ridurre la sofferenza dei pesci. Andremo avanti a lavorare incessantemente perché il governo introduca queste raccomandazioni
e per documentare a livello globale quanto anche i pesci soffrano per via di questo terribile sfruttamento intensivo.